Salve amici di Young Motors Garage e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete, siamo sul nuovo Sportage di casa Kia. Era molto atteso, è stato presentato qualche giorno fa e andiamo subito a vedere. Questo è il modello Class, che sarebbe quello più accessoriato. Parliamo su questo che vedete qui, di un 1.7 diesel da 115 cavalli, stessa motorizzazione di quello precedente, e vediamo subito che i cerchi da 19 saltano all'occhio, molto belli. E vediamo anche qualche rifinitura, come ad esempio queste le maniglie, che sono bicolore, bianco e sopra cromato, con tasto di apertura e chiusura. Poi vediamo i fari della parte frontale, fari LED e xeno, con indicatori di direzione posti nella parte interna. Belli anche i fendinebbia con questo effetto qui di cromatura. E la griglia anche è stata fatta abbastanza bene, con questo effetto qui a naso di tigre. Andiamo anche a vedere magari gli specchietti, che sono stati fatti in modo abbastanza aerodinamico, se riuscite a vederlo. Indicatori di direzione posti anche appunto sugli specchietti, e specchietti che vediamo sono anche riscaldabili per evitare l'appannamento. Come dicevo, specchietti che sono riscaldabili e con un dispositivo anti brinamento. Adesso vediamo che chiudendo lo specchietto si va a chiudere. Mentre vediamo che aprendo si riapre. Entriamo dentro, scalto. Vediamo anche le manopole illuminate, come vedete. Con questo tasto, insomma, abbiamo anche la possibilità di richiuderla, sempre a patto che ci siano le chiavi vicine. Ma entriamo dentro e vediamo come è stato rifatto il look. Bene, vediamo subito questi sedili, che sono stati fatti per metà in pelle e per metà in tessuto. Assicurano un ottimo comfort, ma allo stesso tempo una buona inglobatura nel sedile. Quindi vediamo anche sulla parte laterale, ci sono i modificatori di luminosità e questo è, abbiamo l'antislittamento e lo stabilizzatore. Mentre vediamo sulla plancia degli specchietti, abbiamo regolazione automatica quando si va a chiudere o ad aprire l'auto, regolazione degli specchietti sinistri o destri con relativo pad, bloccaggio dei finestrini e delle porte. Poi abbiamo appunto i comandi per alzarli e abbassarli. Vediamo l'interno. Altra cosa che non abbiamo fatto notare è la scritta qui di cromata Sportage, che è molto, spicca molto all'occhio. Vediamo il dispositivo radio. Si fide da lui. Bene, vediamo il dispositivo contagiri analogico, però retroilluminato, e allo stesso modo il tachimetro. Indicatore di benzina e temperatura, cioè scusate, gasolio. Abbiamo poi abbiamo il D-pad a 7 pollici con radio e touch capacitivo, che è abbastanza reattivo. Abbiamo impostazioni audio, eccetera eccetera.
vediamo il climatizzatore, climatizzatore bizona con tutte le opportune regolazioni, e abbiamo anche il cambio a 6 rapporti più retromarcia, e qui abbiamo anche l'inserimento del dispositivo del brake assist durante la discesa, ovvero evita il surriscaldamento dei freni. Nella plancia abbiamo anche le due prese USB e AUX e le due prese da 12 volt. Vediamo sullo sterzo i comandi delle chiamate con regolazione del volume, e qui abbiamo il cruise control, sempre con le relative regolazioni. Clacson nella parte centrale. Sterzo che vediamo che sia, adesso è ferma, però comunque anche nella guida è molto morbido, la servoassistenza reagisce molto bene. Vediamo il computer di bordo, che magari chiudendo la porta possiamo vedere meglio. Vediamo le regolazioni del trip control, tachimetro digitale. Abbiamo possibilità di mettere la radio. Sempre qui anche comunque le pedaliere in cromatura. Vediamo che io ci entro comodo ed sono alto abbastanza, sono 1,85 m. Anche come altezza è stato lavorato abbastanza bene, è stato rialzato di circa 3 cm. Questo permette a persone anche alte di non avere questo problema di toccare la testa. Sedile centrale, anch'esso non scomodo, diciamo così, perché comunque il tunnel centrale c'è ma è molto basso, quindi permette anche l'alloggiamento delle gambe. Climatizzatore anche qui nella plancia centrale, e il tettuccio che vediamo, tettuccio che è apribile nella parte anteriore. Usciamo da dentro la macchina e apriamo questo cofano. Bene, vediamo che il cofano è molto capiente e permette una capacità di carico abbastanza di circa 503 litri. Vediamo gli scomparti. Qui abbiamo la ruota di ruotino di scorta con il click e le varie inserimenti laterali per cose meno ingombranti. Vediamo che questo fatto di avere tutto il piano piace molto, soprattutto non c'è quello scalino che c'è in altri modelli, che su carichi pesanti è molto permette di non avere fluidità, una buona presa. I sedili ovviamente sono ribaltabili e aumentano la capacità del nostro Sportage. Vediamo anche, passiamo magari adesso al vano motore, però vediamo prima questo dettaglio del cofano che abbiamo fatto notare prima, ovvero questa striscia che congiunge i due fari posteriori, che è molto bella all'occhio. Vediamo anche lo spoiler di questa versione, che comunque fa il suo lavoro aerodinamico, così come l'antenna a pin di squat. E passiamo alla parte motore, come abbiamo detto prima. Ci andiamo ad aprire il cofano e andiamo a inserire il nostro
supporto, quindi vediamo solito motore 4 cilindri 16 valvole CRD di casa Kia, vediamo ovviamente tutti i normali componenti di solito dei motori, quindi filtri dell'aria, batterie, eccetera eccetera. Vediamo che comunque qui vediamo c'è lo spazio, ce n'è, riusciamo anche a vedere il pianale, cioè questo significa che è un motore che comunque è abbastanza sottodimensionato in quanto a dimensioni. E parlando appunto di motori, vediamo che questo è appunto il 1.7 diesel, però abbiamo anche come motorizzazioni il 1.6 benzina da 132 cavalli, è il, che è disponibile anche con cambio automatico, che porta la potenza a 177 cavalli. Poi abbiamo anche il 2000 diesel, che è disponibile sia nella 136 che nella 185 cavalli, abbiamo appunto, dicevo, le due ruote motrici e le quattro ruote motrici sulle altre versioni. Bene, per questo per ora diciamo è tutto da far vedere. L'unica cosa rimasta è il sound del nostro motore, che adesso andiamo a vedere nella parte. Vediamo anche i fari magari. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Ci vediamo in un prossimo video, e da Young Motors è tutto, ciao!